da Verona alla California con un progetto che ha il sapore della solidarietà e dell'amore per l'ambiente. Si chiama Rewind for Future l'idea che ha portato il giovane team dell'Università di Verona a conquistare il primo premio al campionato nazionale di Enactus come progetto Early Stage e quindi un posto nella vetrina del World Project Fair a San José, dove dal 16 al 18 settembre potrà presentarsi al mondo e, perché no, trovare anche qualche sponsor. Alla base di Rewind for Future, infatti, la volontà di dare una seconda possibilità agli scarti di lavorazione tessile e soprattutto alle persone in difficoltà. E quest'anno abbiamo deciso noi, io e altri 10 ragazzi, di cogliere la sfida e rispondere con il nostro progetto a una problematica del territorio. E noi ci siamo guardati intorno e la nostra è una realtà in cui ci sono presenti molte industrie tessili e quindi abbiamo pensato che l'industria tessile è uno dei settori che inquina di più al mondo insieme a quello petrolifero e dei trasporti e produce scarti ogni giorno a chili di sfridi di lavorazione che sarebbero a fine vita, finirebbero in discarica. Però il tessuto è ancora utilizzabile e noi abbiamo deciso di farlo nostro e con la collaborazione di cooperative del territorio creare degli accessori. Queste cooperative in particolare danno una possibilità a persone in difficoltà, persone che hanno un passato burrascoso, che insomma una vita difficile. E da questa nostra unione non creiamo solo accessori, ma soprattutto scambiamo conoscenze. A rappresentare il team veronese, unica delegazione italiana presente alla fiera, oltre ad Erika sarà la Faculty Advisor dell'Università di Verona, la professoressa Paola Signori. Funziona con i giovani che vengono chiamati dall'università con una call aperta a tutti gli studenti, perché veramente non abbiamo aperto solo a chi studia economia. Viene seguito da questi professionisti e io in particolare sono la faculty advisor, quindi li coordino dal punto di vista anche locale e si mettono insieme e hanno determinate fasi da svolgere. La prima fase è si chiama problem recognition, cioè capisco quale problema voglio risolvere e tutta questa macchina ruota intorno ai Sustainable Development Goals, gli obiettivi di sostenibilità che ha definito l'Unione Europea. Ce ne sono state 1000 di idee, poi ogni ragazzo ha il suo, hanno dovuto lavorare in team e decidere qual era l'idea e poi progettare taking action, le azioni da fare, progettare come farle e fare un pochino di stima dei costi e dei ricavi, un po' di business plan, che comunque è anche il loro mestiere, e stimare le vendite e stimare la distribuzione, la comunicazione, tutto quanto quello che un'impresa deve fare.